visto i messaggi televisivi di Telefono Azzurro. Ecco, lui è Pietro e lei è Lucia. Loro col telefono si giocano. Ma ogni giorno ci sono più di 800 bambini disperati che chiedono aiuto al Telefono Azzurro. E nessuno si muove. Perché i bambini non parlano, perché i bambini non votano, non protestano, e non fanno sentire la loro voce. Allora dobbiamo muoverci noi, i papà e le mamme. Perché non può chiudere. Telefono Azzurro deve vivere.